Mister Di Maio, un pareggio per 1-1 qui al Stefano Vicino, che probabilmente lascia l'amaro in bocca anche, insomma, in vista per quello che sarà poi il ritorno allo Corotondo. Ma no, io credo che alla fine la cosa che mi interessava dopo domenica, sapevo che i ragazzi domenica avevano speso tanto sotto il profilo delle energie, diciamo, mentali, perché è stata una partita dura. È normale che oggi un po' l'abbiamo pagato, però penso che è stata fatta una discreta prestazione, almeno a differenza forse di domenica. Abbiamo fatto noi la partita, abbiamo preso sempre noi il gioco tranne una decina di minuti del primo tempo, abbiamo creato diverse occasioni. Penso che la partita è stata interpretata bene. È normale che poi, quando giochi giovedì e domenica, è normale che qualcosa devi perdere, però della prestazione sono abbastanza soddisfatto, del risultato un po' di meno, perché credo che il secondo tempo abbiamo creato tantissimo. Loro hanno giocato quasi tutta la partita solo sui contropiedi, quindi alla fine penso che meritavamo qualcosina in più. Ecco mister, certamente la stanchezza è un fattore che ha pesato sul punteggio finale. D'altronde abbiamo detto che questo ottobre è denso di appuntamenti. Una nota statistica: per la seconda gara consecutiva siete in superiorità numerica, però non riuscite poi a trovare il varco giusto per chiuderla. Ma io credo che nel calcio a volte sono gli episodi che fanno la differenza. La preoccupazione è quando non si creano. Invece ho visto, abbiamo creato tante situazioni, c'è stata una palla a gol dove si sale, deve mettere solo di testa dentro e gliela pizzicata il difensore, un'altra con Coscaringella, un paio di conclusioni da fuori. Io penso che alla fine oggi è mancato il gol, la partita è stata fatta. È normale che abbiamo sbagliato tanto, ma perché purtroppo ci sono dei giocatori che sono 6 partite che giocano 90 minuti, sono degli esseri umani, non sono dei robot, quindi è normale. Si è cercato oggi di ruotare qualcuno, di dare più spazio a qualcuno che ha fatto benissimo. Ma credo che alla fine la differenza l'ha fatta il fatto che è normale che ci sia un po' di stanchezza, ma al di là fisica, soprattutto mentale, perché tenere sempre determinati ritmi è difficile. Ecco, il turnover di cui lei parlava e che ha dato appunto spazio ad altri giocatori è stato dettato da una rotazione naturale o anche da alcuni infortuni? No, è un po' di situazioni. È normale che si cerca sempre di mettere la migliore formazione. Fino a questo momento Peppe Cardano, per infortuni e cose varie, non aveva mai avuto la possibilità di giocare dall'inizio, e oggi era pronto, mi ha detto che era pronto, e credo che abbia fatto benissimo. È stato primo tempo uno dei più pericolosi, quindi sono veramente contento, anzi spero che sia solo un crampo quello che ho avuto e niente di particolare, perché mi ha chiesto il cambio che aveva sentito un piccolo dolorino ai flessori. Quindi a me fa piacere che chi gioca di meno, quando viene chiamato in causa, fa la sua parte, la fa bene, come ha fatto oggi Cardano, quindi di questo sono contentissimo. 3 giorni solamente per rifiatare, poi ci si rituffa in campionato, sarà di scena il Castellaneta qui allo Stefano Vicino. Naturalmente si cercherà di allungare chiaramente la striscia positiva, ma di ritrovare forse i 3 punti. Sì, l'obiettivo è sempre quello, l'obiettivo è quello di giocare per fare la partita e vincerla. È normale che noi dobbiamo entrare nella mentalità che non ci siamo solo noi in campo, ci sono altre squadre, ci sono squadre che hanno degli obiettivi, e il campionato è durissimo, quindi io credo che domenica sia ancora più dura del Casarano, perché verrà sicuramente una squadra che si metterà tutta sotto la linea della palla, che cercherà di sfruttare i nostri errori. Noi d'altra parte dobbiamo fare la partita come abbiamo sempre cercato di fare e come la prepariamo. Mi auguro che ci riusciamo, anzi ne sono convinto, e sicuramente faremo di tutta per vincere, allungare la serie positiva, spero con una vittoria. Mister D'Ermilio, tutt'altra gara rispetto a quella di campionato qui al Stefano Vicino di Gravina. Questa volta il Corotondo è riuscito a fermare sul punteggio di 1-1 la FBC Gravina, cogliendo quindi un risultato positivo. Beh sì, io ricordo perfettamente la partita di campionato, e chiaramente abbiamo perso con un risultato rotondo, però dal mio punto di vista è un risultato bugiardo, pur riconoscendo assolutamente il grande valore del Gravina. Oggi è stata un'altra partita, avevamo avuto diverse palle gol per essere un pochino più incisivi nel primo tempo,
e poi addirittura era il 46esimo, abbiamo cincischiato un po' in aria, siamo fatti gol da soli, però capita. La cosa importante è che la squadra ha reagito, ha pareggiato e ha tenuto bene il campo anche in 10. Gara che è andata avanti a fiammate, non è stata insomma una gara esaltante lungo tutti i 90 minuti, merito però al Locorotondo di essere riuscito anche in inferiorità numerica comunque a contenere il Gravina. Sì, i ragazzi cercavano una prestazione di riscatto dopo quella di Mola, dove abbiamo perso non in maniera brillante, quindi era la ricerca di una buona prestazione per riacquistare anche un po' di fiducia. Quindi adesso siamo contenti di questo risultato, ma sappiamo che c'è una partita di ritorno e quindi penso che in percentuale è un 50-50 per passare il turno. Funzionato bene il reparto soprattutto avanzato della sua squadra, buon anche filtro al centrocampo, Turitto è stato il man of the match per voi. Sì, siamo stati fortunati perché è stato protagonista di un'autorete e poi si è riscattato siglando la rete del pareggio, però la cosa che mi dà soddisfazione è che la squadra ha tenuto bene il campo, ha concesso qualcosa solo su qualche mischia e ha avuto diverse occasioni per poter anche fare gol, quindi alla fine penso a un risultato giusto. Pareggio che naturalmente dà fiducia per quello che sarà insomma la gara di ritorno tra 15 giorni, ma che dà fiducia anche per il proseguo del campionato. Beh, soprattutto la partita di ritorno adesso è lontana, quindi non possiamo sprecare energie per pensare al ritorno appunto di Coppa Italia. Ora recuperiamo perché comunque è stata una partita impegnativa contro un'ottima squadra e dobbiamo assolutamente prepararci per domenica perché non vogliamo fallire l'appuntamento con la vittoria. Speriamo di riuscirci pur sapendo che il Trani è un'ottima squadra.